Terzo KO consecutivo per un Lanciano che perde la sfida con la Virtus Entella, sconfitta che complica i piani salvezza dei frentani. Torna Di Francesco per lo squalificato Vastola, per il resto è la solita Virtus Lanciano. La squadra di Aglietti arriva in Frentania con la determinazione giusta e con un Cutolo in forma smagliante, e infatti riesce a portarsi a casa 3 punti d'oro. La Virtus non è né brillante né aggressiva e l'approccio alla contesa sembra da squadra appagata piuttosto che da squadra col coltello tra i denti. Errore madornale questo, perché l'Entella con 2 schiaffi in poco più di una ventina di minuti si confeziona a propria immagine e somiglianza una vittoria, l'ennesima in questo torneo che vale oro. Al 90esimo l'epilogo della Virtus sarà ancora più pesante, sconfitta ma anche rigore out per il riacutizzarsi di un problema ad un tallone. Out per squalifica contro il Latina, Amenta, Aquilanti e Bacinovic, e dunque squadra da inventare per la trasferta contro l'ex Carmine Gautieri. Fischia Pinzani di Empoli, quarto minuto, affondo e vantaggio. Corner per la Virtus Entella, Caputo indirizza la palla in rete, Cragno compie prima un prodigio. Poi batti e ribatti della sfera sulla linea di porta, ma è lesto Pellizzer con un colpo di testa ad anticipare Rigione e a spedire in rete la palla del vantaggio dell'Entella. Sesto minuto, ci prova Sini, ma la conclusione è alta sulla trasversale. Settimo minuto, è il turno di Caputo dal limite. Cragno c'è. Undicesimo, la reazione della squadra frentana è illuminante. Scambio di Matteo Marilungo con l'esterno rossonero che dal limite dell'area di rigore ristabilisce il pari con un gol di pregevole fattura. 1-1 dunque. E la Virtus sembra anche svegliarsi. Quindicesimo, rasoiata di Rocca sempre dal limite dell'area. La palla termina di poco a lato. Diciassettesimo, dalla lunga distanza ci prova Amenta col mancino, palla che però non c'entra lo specchio della porta. Il buon momento della Virtus però si interrompe con una ingenuità letale per i frentani. Rinvia addirittura Jakubowicz, Caputo supera Di Filippo e mette al centro dell'area di rigore un pallone che viene spedito di potenza e prepotenza in rete da Cutolo. Siamo al 25esimo e l'Entella dunque si riporta in vantaggio 1-2. 35esimo, conclusione pericolosa di Cutolo, Cragno a mano aperta smanaccia in corner. La ripresa. Al terzo scambio Caputo-Cutolo con la conclusione controllata da Cragno. Entra Bonazzoli e la Virtus cambia qualcosa dal punto di vista tattico, con Ferrari e il neo entrato in avanti e Marilungo pronto ad imbeccarli. Poco dopo uscirà anche Ferrari, ma l'ex modenese non prende bene il richiamo in panchina di Primo Maragliulo. Il Lanciano ha qualche buona occasione, la più clamorosa dei secondi 45 minuti ce l'ha con Vitale che prova il tiro del sabato, ma Jakubowicz e il palo salvano la Virtus Entella. Pinzani sorvola su 2 episodi piuttosto evidenti, il finale molto confuso con l'Entella abile a sfruttare bene ogni spazio concesso e imbrigliare il Lanciano che nel frattempo resta in 10 per via di una ingenuità da primi calci di Armin Bacinovic. Peccato perché lo sloveno stava dando verve nelle ultime gare alla Virtus Lanciano. Alla Virtus ora non resta che sbagliare il meno possibile, a partire da sabato prossimo, dal Francioni, da contro il Latina. Secondo me è una partita da 2 volti. Il mio grande dispiacere è stato quello del primo tempo, perché in un momento del genere non è bello cominciare una partita in quella maniera. E anche nel momento in cui l'abbiamo ripresa, l'aspetto proprio sintomatico secondo me è stato quel secondo gol preso sul rinvio del portiere. E lì ho capito sinceramente che in quel momento la squadra aveva sicuramente delle problematiche. E poi invece devo comunque rimarcare il fatto che non dico che c'è da fare i complimenti, perché quando si perde in casa una partita così non c'è da fare i complimenti, però la squadra in 10 mi ha fatto comunque vedere di essere una squadra viva e che nel momento in cui ha preso 2 schiaffi si è comunque risvegliata e ha cercato di dare tutto quello che aveva dentro per cercare di pareggiare la partita. Purtroppo è che dobbiamo capire che ci dobbiamo svegliare prima di prendere gli schiaffi.